Anche il sindacato di polizia, sempre CGIL, è qui presente in questo congresso provinciale appunto della CGIL. Che temi portate voi, che apporto date a questi 2 giorni di congresso? Ma noi del SILP, Sindacato della Polizia di Stato, ci sentiamo parte della famiglia della CGIL e quindi siamo qui per promuovere quella che è la libera sindacalizzazione della Polizia di Stato, ovvero non aver più quell'impedimento per cui ci è impedito essere una categoria a tutti gli effetti della CGIL. Oggi siamo qui in una giornata molto importante per la democrazia e per i valori confederali della CGIL. Ecco, ma quali sono i problemi della Polizia di Stato? I problemi della Polizia di Stato oggi è la carenza di personale dovuta a un blocco del turnover che ha ridotto notevolmente il personale operativo. Abbiamo una media che si aggira dai 43-47 anni. E ciò sta a significare come le politiche fino ad oggi adottate dai vari governi non sono state in grado di prevedere questo stato di cose. Oggi purtroppo abbiamo il concreto rischio che il personale che andrà in pensione non potrà essere sostituito dalle nuove assunzioni. Ecco, senta, lei ha tanti anni che ricopre questo incarico. Qui a Varese, in provincia di Varese, ci sono stati dei cambiamenti in positivo o anche in negativo? Ma rispetto al fronte sindacale ci sono stati dei cambiamenti e anche noi siamo prossimi al congresso provinciale e ci auguriamo ogni bene per il sindacato che rappresenta la CGIL. Tutele del personale, oggi si parla del storditore elettrico, cosiddetto taser, che però secondo noi bisogna prima pensare a una normativa che tuteli il personale a fronte di uno strumento che può essere utile per gestire determinate situazioni, ma manca ancora una normativa attuativa.